tutti ragazzi, ciao a tutte ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono nuovamente tornata con l'unboxing della beauty box di Lookfantastic del mese di gennaio e devo dire che anche questo mese di gennaio, come sempre, ho ricevuto il tutto all'interno di questi cartoni riciclati. Sono stati piuttosto on time questo mese, quindi ho deciso subito di girarvi questo video per farvi vedere tutte le cosucce che ho trovato all'interno, così se siete interessati e magari ancora non avete fatto questo abbonamento o volete acquistare soltanto questa box, potete tranquillamente farlo sul sito di Lookfantastic. Come sapete, Lookfantastic è un sito che rivende tantissimi marchi e tantissimi prodotti, non soltanto di make up, ma anche skincare, haircare, accessori, body care e tanto altro. E soprattutto sul sito di Lookfantastic potete molto molto spesso acquistare i prodotti a sconti veramente allettanti, quindi io fossi in voi ne approfitterei. Come sempre vi lascio il sito di Lookfantastic in info box. Lo sapete, da tempo io non collaboro con loro, mi piacerebbe tanto. Sono una grande fan di make up, faccio acquisti sul loro sito, ho questo abbonamento da tanto tempo e quindi mi rende felice, ecco, condividere con voi quelle che sono le opinioni inerenti agli acquisti che faccio, condivido con voi le recensioni dei prodotti che acquisto. E come sempre condivido con voi le unboxing di queste box. In ogni modo, direi di passare ai prodotti che ho trovato all'interno della box, che come sempre devo dire è piuttosto assortita e soprattutto a prodotti di varie categorie. La prima cosa che ho trovato all'interno della box di gennaio, come sempre, è questo bigliettino con un QR code. Scannerizzando questo QR code avete l'accesso alle vecchie brochure che si trovavano prima all'interno delle beauty box. Queste, diciamo, questa brochure vi dà tutte le indicazioni, ma soprattutto tutte le informazioni inerenti ai prodotti che trovate all'interno delle box. Il valore della beauty box di questo mese si aggira intorno ai 55 euro, e come sempre il costo delle beauty box varia tra i 13,50 euro e i 15 euro, insomma dipende dall'abbonamento che fate. Allora, per prima cosa, all'interno della beauty bag, della beauty box di questo mese, ho trovato un prodottino molto molto interessante di Philip Kingsley ed è il Root Boosting Spray, ed è uno spray volumizzante per i capelli. Questo qui è un prodotto molto interessante in un formato da 60 ml, quindi potete tranquillamente portare in vacanza, ed è un prodotto due in uno perché va sia a volumizzare le lunghezze dalla radice, ma soprattutto ma anche a proteggere i capelli dall'utilizzo, insomma, delle piastre e di altri appliance che potete utilizzare. Il valore di questo prodottino qui si aggira intorno ai 10 pound, quindi siamo intorno ai 10 euro, 10,50 euro, ed è appunto un prodottino molto molto interessante. La cosa che mi colpisce di questo prodotto è che comunque ha un nebulizzatore che vi permette di utilizzare la quantità di prodotto interessato. Va spruzzato sui capelli umidi tamponati con l'asciugamano subito dopo la detersione e date poi un po' di volume ai capelli e proseguite con l'asciugatura. È un prodotto di cui ho sentito molto parlare, soprattutto su alcuni canali di alcune influencer che seguo. Non l'ho mai provato e questo sicuramente è l'occasione buona per provarlo. Un altro prodotto molto molto interessante che ho trovato all'interno di questa beauty box è questo Rebuilding Nail Hardener di Nails Inc., che è appunto un sito inglese, un marchio inglese, scusate, che rivende tantissimi, non soltanto smalti, ma anche prodottini da trattamento per le unghie. E questa volta ho ricevuto appunto questo prodottino rinforzante per le unghie, che va utilizzato appunto sulle unghie così, oppure anche come base poi all'applicazione di altri smalti. Lo sapete, io non faccio il gel alle mani né tantomeno il semipermanente, quindi un prodottino del genere mi fa comodo veramente tanto. Il costo di questo prodotto si aggira intorno ai 9,99 pound, quindi siamo intorno ai 10 euro. È sicuramente un prodottino che ho apprezzato tanto. Poi, terzo prodotto all'interno della box è questa mini size del Rich Intensive Skincare, una crema che può essere utilizzata sia sul viso che sul corpo, non testato sugli animali, ed è del brand Veleda, che è un marchio che si trova molto molto spesso qui in UK. Nasce come marchio tedesco, ma viene venduto un po'
in tutta Europa, lo potete trovare in Italia, in altri paesi e anche qui in UK è possibile trovarlo. È un prodotto dermatologicamente testato e lo si trova in un formato piccolino del genere. Dice che il valore di questo prodotto si aggira intorno agli 8 pound, quindi siamo intorno ai 9 euro, ma devo dire che è un formato veramente piccolo da 10 ml. Magari potete portarlo con voi quando siete in vacanza per un weekend, così da utilizzarlo a mo' di skincare, o meglio crema durante la skincare mattutina e serale, comunque in un formato da 10 ml, quindi travel friendly. Come vi dicevo, può essere utilizzata sul collo che sul viso, ma anche sul corpo. Io sicuramente la proverò sul viso, ecco, vi dico la verità. E è una crema riparatrice consigliata soprattutto per le peli secche. Poi, quarto prodottino di questa beauty box è un accessorio ed è questo Jade Stone, quindi una pietra di giada del brand Soico. Sono sincera, questo prodottino qui credo l'anno scorso, 2 anni fa, l'avevo già trovato all'interno delle beauty box e mi era arrivato rotto. L'avevo poi incollato, però avevo comunque difficoltà ad utilizzarlo. Sono molto molto contenta di averlo trovato nuovamente intatto all'interno di questa beauty box. Questo qui ha un costo che si aggira intorno ai 10 euro e sicuramente lo utilizzerò per la mia skincare. Ho notato che molte, molte ragazze parlano bene dell'utilizzo di queste pietre di giada, ma anche i roller, e quindi sicuramente lo utilizzerò per la mia skincare e voglio vedere se ci sono veramente dei benefici, con l'utilizzo, insomma, di un prodottino del genere. Poi, quinto prodotto, e questo secondo me è un prodottino nì, è questo Superfood Elderberry Tint per le labbra, Lips and Cheek Eyelids, ed è un balsamo 2 in 1 che può essere utilizzato sia a mo' di blush ma anche come rossetto lucida labbra. È una vera e propria tinta, lo applicate. Lascio un leggero colorito alle vostre labbra, ma comunque anche alle guance, ma comunque è un effetto molto molto naturale. Devo dire che questo prodottino qui io già l'ho trovato in passato all'interno di queste beauty box, credo l'anno scorso o 2 anni fa. Comunque non è un prodotto che mi ha fatto impazzire sulle guance, bensì lo utilizzavo sulle labbra. E comunque è un prodotto che potete tranquillamente utilizzare, magari metterlo in borsa quando avete l'esigenza di andare ad idratare o nutrire le labbra, lo utilizzate. E infine, ultimo prodotto, per me è un prodotto no, lo sapete perché non amo questa tipologia di prodotti e non li utilizzo, è questo Stress Check Mood Manager di Disworks ed è in realtà uno spray che ha lo scopo prettamente di andare ad aiutare il sonno, ecco, quindi aiutare a farvi dormire. Dimenticavo, il valore di questo prodottino qui si aggira intorno ai 2,99 pound, quindi siamo intorno ai 3 euro, 3,50 euro, e questo qui intorno ai 7 pound. Quindi complessivamente abbiamo 52 pound di prodotti. In ogni modo, questo prodotto qui di cui vi stavo parlando è un prodotto che va spruzzato sul cuscino, lasciato poi assorbire per qualche minuto e dice appunto che contiene delle particelle all'interno delle molecole, insomma, all'interno di questo spray che vanno ad addolcire il vostro sonno, soprattutto se avete problemi di insonnia o comunque di addormentarvi facilmente, con questo non avrete problemi. La cosa che non amo di questo prodotto soprattutto è la fragranza, perché molto molto spesso ha delle fragranze mentolate, balsamiche o a volte anche di lavanda. E non è una fragranza che amo particolarmente, soprattutto negli spray. E sicuramente questo qui lo andrò a regalare. Con questo è tutto. Quindi un recap dei prodottini: abbiamo un Maximizer prodotto volumizzante per i capelli di Philip Kingsley, super apprezzato. Questo rafforzante per le unghie, insomma, di Nail Sync. Abbiamo poi il prodottino, la pietra di giada, che serve appunto per la skin care, mo' di trattamento, massaggio per il viso. Questa mini taglia di questa crema di Velida e poi questa tinta labbra, balsamo labbra o comunque prodottino da utilizzare sulle guance di Dr. Lippi. E ultimo prodottino, lo spray per il cuscino. Devo dire che questa box non mi ha fatto impazzire, per me non raggiunge la sufficienza. Nonostante ci siano comunque all'interno due o tre prodotti carini, per me questa box non raggiunge la sufficienza, ecco. Da 1 a 10, lo sapete, do sempre un voto, do un 5, 5.
comunque meno, quindi mi dispiace, ma Look Fantastica ha iniziato quest'anno col piede sbagliato. Ovviamente vi aspetto nei commenti, voglio sapere che cosa ne pensate voi a riguardo, se la box vi è piaciuta o meno. Vi ringrazio come sempre se mi avete seguito, se vi è piaciuta la mia compagnia. Mi scuso nuovamente per il viso, ma sono particolarmente stanca, ma ci tenevo comunque a firmarvi questo video e farvi vedere le cose che ho trovato all'interno. Vi mando un bacione grande e noi ci vediamo molto molto presto con un nuovo video. Un bacio a tutti, ciao!